sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Bene cari amici, buonasera da Rosario Moreno in studio centrale a Treviso, insomma per la diretta Saiuz, e iniziamo subito passando la linea per le notizie, collegandoci con la testata Pianeta Oggi TV. La parola quindi la diamo a Massimo Bonella. Massimo, se ci sei, vai. Sì, grazie a Rosario Moreno, editore di Radio Saiuz TV. Prendiamo la linea da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Sono 19.05, immediatamente subito gli esteri, Cremlino. Il Cremlino non ha dato nessun sostegno finanziario a partiti e politici italiani, lo ha affermato il portavoce di Putin. Peskov, commentando i presunti finanziamenti alla Lega di Salvini. Veniamo ora al drammatico incidente stradale dei giorni scorsi a Jesolo, che sta facendo parlare non solamente il Veneto ma anche c'è un eco in tutto il paese. Dunque vediamo un attimo, ricordate tutti quella macchina che è stata speronata da un pazzo che guidava ad altissima velocità zig zag, mettendo in repentaglio le vite degli altri automobilisti che sopraggiungevano in senso opposto. Questo poi è andato a speronare la macchina di questi giovani, si è salvata solo una ragazza, lo ricordiamo, sulla statale per Jesolo. Dunque vediamo di fare una breve rassegna stampa, di capire un po' di più. Dunque dal messaggero.it, giusto per citare le fonti, tragedia di Jesolo, la super testimone dice: guidava come un folle, sono viva per 6 minuti. Andiamo avanti poi con tempo. Ecco, è partito quello che non doveva partire. Partito quello che non doveva partire. Allora andiamo avanti. Dal TG.com, incidente Jesolo, il papà della ragazza sopravvissuta. Perdonare, voglio che la giustizia faccia il suo corso. E queste dunque le principali, diciamo così, principali titoli, sia per quanto riguarda le testate locali che quelle nazionali, come avete sentito ora il TG, come abbiamo incontrato questi due titoli, ma ci sarebbe altra documentazione in più. Vediamo adesso la nostra testata nella home page pianetaoggitv.net. naturalmente quell'incidente fa veramente pensare, che razza di persone che ci sono per le strade, ecco, dei pericoli pubblici numero uno. Dunque, taglio prima, abbiamo in testata Pianeta Oggi, abbiamo un breve intermezzo a cura di Steven Gavasso, dedicato alla Thailandia, street food. Poi ancora ricordiamo la collaborazione con il nuovo progetto mediatico in AM, in diffusione interregionale per tutto l'Alto Adriatico, un progetto che dovrà essere nazionale, e mi riferisco a Radio Diffusione Europea di Trieste. Ogni venerdì sera alle ore 21 c'è la diretta Open Space, e dalle frequenze in onde medie vale a dire a 1584 e 819 kHz. In studio Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli, la collaborazione naturalmente di Pianeta Oggi TV con il sottoscritto, che si trova inviato in alcune zone del Veneto, del Veneziano in modo particolare, e naturalmente oppure dallo studio qui con ospiti qui alla sede di Pianeta Oggi TV. Questa trasmissione, lo ricordo, viene ripetuta in diretta, va in onda a reti unificate con l'emittente che state ascoltando in questo momento, vale a dire radiosaius.it. quindi dalla M c'è un po' una fusione anche con il web. Poi ancora si prosegue, abbiamo un articolo di Antimafia 2000, quasi 100.000 firme per il PM di Matteo. Poi ancora, Iran si difende schiacciato dalla troica del male di Margherita Furlan. Poi ancora, omaggio a Giuseppe Marino e dai partigiani. Questa è una notizia, un comunicato stampa che ci proviene dal comune di Montepulciano, che noi ringraziamo di questa collaborazione.
Prossimamente forse una redazione toscana qui a Pianeta Oggi TV che curerà anche le informazioni dalla Val di Chiana, Val d'Orcia e non solo. Dunque, poi ancora altri articoli interessanti. Dove sta andando l'Etiopia di Margherita Furlan e poi il telegiornale di Pandora TV. Ricordo poi per coloro che ci seguono dalla televisione del digitale terrestre, anch'essa interregionale, che copre tutto l'Alto Adriatico, vale a dire da Trieste, Grado fino a Venezia, Telemare di Gorizia, tutte le rassegne stampa a cura di Rosario Moreno di Radio Sense TV, naturalmente anche i nostri settimanali Pianeta Oggi Report, in più anche un altro approfondimento che va in onda solo, realizzato solo per Telemare, dal titolo Telemare Approfondimenti, che è dedicato, almeno per il momento, almeno fino a fine luglio, solo argomenti di antimafia. Bene, 19:10, vediamo se c'è qualche ultimo minuto da poter dare al volo. No, allora io restituisco subito la linea alla regia centrale Rosario Moreno. Io interverrò solamente se ci sono delle notizie urgenti. 19:11, a te la linea, Rosario. Grazie Massimo. Ed ora insomma prendiamo piede proprio con la diretta Saiuz che prosegue dando la linea a Pordenone all'associazione Il Sicomoro. In postazione Skype troviamo Alviano Appi che ci presenterà l'argomento di oggi e anche il suo ospite. Come ha ricordato Massimo, ricordo anch'io delle notizie che ci sono della rassegna stampa su Telemare e ricordo che comunque se ci sono notizie urgenti da parte di Pianeta OCTV potrà richiederci la linea in qualsiasi momento. Ma adesso passiamo subito la linea ad Alviano. Alviano, se ci sei, batti un colpo. Eccomi Rosario, ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Prima di passare al tema della serata, desidero dare alcune importanti informazioni, almeno per la nostra associazione, che ricordo è Associazione Il Sicomoro di Pordenone. Allora, io suggerisco a quanti ci ascoltano e che sono interessati ad approfondire temi di giustizia e di legalità che ci sono delle importanti iniziative che si terranno questa settimana in Sicilia, organizzate dalla rivista online Antimafia 2000, ricordo 2000 scritto in lettere. Ebbene, Antimafia 2000, in occasione del 27° anniversario della strage di Via D'Amelio, mercoledì, domani sera, alle ore 20:30, ha organizzato il convegno Paolo Borsellino, Strage di Stato sulle orme dei mandanti esterni. Insieme ad Antimafia 2000, il convegno è organizzato anche dall'Associazione Culturale Falcone Borsellino in collaborazione con Contrariamente e Rum. Il tutto avverrà presso l'atrio della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo in via Maqueda 172. Per chi volesse invece seguire lo streaming, si può accedere alla home, si può accedere allo streaming dalla home di www.antimafia2000.com. Inoltre, voglio anche sottolineare due importanti eventi organizzati dal gruppo Our Voice, un gruppo di giovani sempre più numerosi. Che di fatto hanno fatto del bisogno di giustizia, legalità, responsabilità civile, diciamo desiderio di contribuire a costruire un altro mondo, un'altra società, hanno fatto la loro ragione di vivere e di stare insieme. Hanno organizzato per il prossimo sabato 20 luglio alle ore 21 a Palermo, presso la sala De Seta dei Cantieri Culturali, la ZISA, lo spettacolo dal titolo Ciao Matteo, dove sei? È uno spettacolo che, diciamo,
vuole essere un confronto con Matteo Messina Denaro, un inedito invito a consegnarsi alla giustizia, un invito a questo super latitante di Cosa Nostra chiamato a rispondere a tanti perché che affliggono la storia del nostro paese e non solo. Questo Ciao Matteo, dove sei? Questo spettacolo verrà presentato il sabato a Palermo, ripeto, presso la Sala De Seta dei Cantieri Culturali, la ZISA, e poi domenica 21 alle ore 21 a Castelvetrano, nel Centro Culturale Polivalente Giuseppe Basile. Ricordo che i due spettacoli sono entrambi patrocinati dai comuni, sia di Castelvetrano che di Palermo. Bene, data questa informazione, andiamo al tema della serata. Noi spesso, insieme a temi di carattere ambientale, sociale, politico, diciamo legale, di giustizia, di legalità, eccetera, amiamo trattare temi di carattere spirituale, perché lo spirito, dal nostro punto di vista, è assolutamente è l'aspetto forse più importante, diciamo, dell'essere umano. Il tema di questa sera è il ritorno del Cristo. E cerchiamo di parlare di questo tema e di fare dei riferimenti anche al Vangelo, e cerchiamo di farlo non in termini fideistici o considerandolo un testo, diciamo così, religioso, ma bensì un testo etico, di etica, di morale, di pedagogia, un testo di scienza, in particolare di scienza dello spirito. Lo spirito, secondo noi, è ciò che consideriamo il soggetto consapevole, colui che pensa dentro di noi, l'entità pensante, autopensante, che guida questo corpo, un poco come un autista guida una macchina. Perciò proviamo ad affrontare un testo degli scritti senza darne delega alla Chiesa, ma come persone libere, liberi pensatori che riflettono su quanto ci è stato tramandato su Gesù, la sua predicazione, diciamo anche alla luce di conoscenze scientifiche che non vi potevano essere 2000 anni fa e che a nostro giudizio aiutano una più accurata comprensione del messaggio del Cristo, perché quello del suo ritorno dato agli apostoli 2000 anni fa in realtà, dal nostro punto di vista, riguarda l'uomo di oggi. Affrontiamo quindi questo viaggio con le riflessioni di Saro Pavone, attento studioso di questi temi per molti e molti anni, una persona che si è formata agli studi alla parola del grande contattista catanese Eugenio Siracusa. Allora, buonasera Saro, grazie di essere con noi, di aver accettato l'invito. Grazie a te Albiano, grazie a tutti gli amici del team che ti collaborano. È un piacere per me rimanere con voi e parlare di argomenti che sono importanti, molto importanti direi. Ecco, allora io con te Saro inizierei a parlare di qualche cosa che poco si sente nelle omelie in chiesa, non per questo volendo denigrare assolutamente, noi diamo importanza a tutto, ma uno degli argomenti più suggestivi della profezia della seconda venuta del Cristo è il cosiddetto rapimento salvifico della sposa,
con tutta la schiera di eletti che la compone. Allora, partiamo per arrivare al nocciolo della questione da questo aspetto curioso, quasi unico nelle scritture anche di altre religioni. Che cos'è questo rapimento della sposa della Chiesa? Allora, bisogna dire che, diciamo, la grande profezia cristiana è legata al ritorno di Cristo, come promesso, diciamo, anche dogma della teologia cattolica, va bene, e appunto è incentrata sulla seconda venuta del Cristo. E ovviamente la religione l'ha fatto da padrona, perché, come dicevi anche tu, per forza di cose, magari non è che è stato cercato di monopolizzare tutta, diciamo, l'epopea cristica, l'avvento cristico, eccetera eccetera, un qualcosa che adesso però deve ridiscendere verso tutti, perché la figura del Cristo deve essere universalizzata a tutte le genti. Stavo dicendo, nella centralità di questa profezia, che riguarda ovviamente gli eventi escatologici e della fine, è incentrata appunto sul ritorno di Cristo. Ora, nelle vicende che riguardano il ritorno di Cristo, credimi, sono tante, tantissime, poco considerate, magari poco trattate, ovviamente, anche per la difficoltà, ovviamente, che questo non bisogna nasconderlo, che c'è apparentemente nell'interpretazione, nell'esegesi di tante situazioni, che sono l'apostasia, la grande tribolazione, i testimoni, il falso profeta, l'anticristo, l'Armageddon, il regno dei mille anni, la purificazione, e ci sono ancora tante altre cose. Un tema importante è quello del rapimento della Chiesa, cosiddetto ratto salvifico, chiamato anche ovviamente sollevamento, e noi nel nostro linguaggio, diciamo, moderno e molto legato anche alla fratellanza cosmica, possiamo intenderlo come prelevamento, poiché è composto da tutta una miriade di prelievi. Cosa sarebbe? Sarebbe una sorta di richiamo di determinati personaggi, non tutti ovviamente nel primo rapimento, poi ci sarà comunque l'offerta è estesa a tutti, che sono, diciamo, molto stretti e molto cari a colui che noi definiamo il Christos, il Cristo. Quando parliamo di Cristo, Christos, non dobbiamo pensare rigidamente a qualcosa che è legato alla Chiesa e alla religione, ripeto, ma a qualcosa che invece ha carattere universale, perché lui, comunque l'entità che da noi si è manifestata in Gesù, nell'uomo con Gesù, altri non è che, diciamo, il rappresentante di colui, chiamiamo così, colui tra virgolette, che ha creato il sistema solare, che ha creato la vita facendola sviluppare con tutto quello che c'è. Quindi non è un personaggio da tabernacolo, da mistico e da misterico, ma è qualcosa di veramente grande. Ecco perché questo argomento dovrebbe essere un argomento che interessa ovviamente tutti. Difatti io sottintendo che questo rapimento o prelievo di alcuni personaggi, che generalmente si chiamano coloro che compongono la Chiesa, e vada a intendersi nella maniera seguente, ovvero per Chiesa non dobbiamo, diciamo, pensare rigidamente a un gruppo confessionale e religioso, questo è importante, ma piuttosto, secondo il discrimine che trova pieno riscontro e rigore teologico nelle parole dello stesso Maestro, quando lui dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui, sottolineato, che fa la volontà del Padre mio che sta nei Cieli. Ciò vuol dire che per essere degni di questa
termine religioso si chiama salvezza, per essere salvati, ecco, non sono sufficienti il credere e la pratica di culti, di precetti, di sacramenti, bensì bisogna dare, e mi riallaccio al tuo discorso iniziale dell'invito a Palermo perché c'entra moltissimo, bisogna dare al vero e al tempo stesso essere anche veraci e testimonianza del bene universale di Cristo. Ma dov'è il bene universale di Cristo? Nelle preghiere, nei tabernacoli, nell'adorazione, nelle processioni? No, non dico che non c'è, ma sicuramente non è solamente lì, ma in una sfera e in un livello di coscienza umana e soprattutto spirituale sta nella concretezza della vita e in ogni attimo di essa. Dobbiamo essere sinceri e dirle queste cose. Quindi vivere per gli altri, possiamo dire Albiano, così come ci ricorda anche Giovanni l'Evangelista con la sua grande sapienza evangelica, che ci dice di adorare Dio in spirito e verità. Cioè, che significa? Senza fronzoli e esteriorità, e nella coerenza, la verità è nella coerenza fattiva del servizio ai valori dello spirito e alle cause della vita, che sono il cuore del messaggio cristico. Capite che posto così, e per me è posto bene, abbastanza bene così, e non è solamente una questione confessionale, di mistero, di fede, ma è una questione molto, ma molto più vasta, a cui diciamo hanno attinto e da cui si sono abbeverati tantissimi, i migliori forse della storia della razza umana. Scusami Saro, diciamo che Gesù era effettivamente estremamente concreto, e per dire, questa concretezza si esprimeva quando lui dice su che cosa sarete giudicati, per dire, no? Non lo so se lo vuoi dire tu, ma Gesù dice il giudizio non verrà fatto appunto su chi mi dice Signore, Signore, ma verrà fatto su cose estremamente concrete. L'abbiamo detto già prima, Albiano. Quindi sì, avevo fame, volevo proprio... Sì, avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero infermo e mi sei venuto a visitare, a portare sollievo, ero in carcere e mi sei venuto a visitare anche. Ovviamente questo è da intendersi letteralmente, ma intendersi anche ad un livello che non è quello proprio letterale, perché ci possono essere malati e carcerati e affamati e assetati di altra natura, va bene? Però anche certo, quello letterale è già molto importante. Quindi le opere, ma come dice l'Apocalisse, quando parla non di questo giudizio di cui stiamo parlando, che questo è il giudizio intermedio, queste sono tutte cose da spiegare, ma quando ci sarà il giudizio finale, dice l'Apocalisse, si verrà giudicati dalle opere compiute, l'Apocalisse. Quindi non parla Gesù, ma lì è il giorno del Padre, parla direttamente colui che diciamo rappresenta il massimo, almeno per quello che riguarda il nostro sistema solare. Quindi sì, sono le opere. Difatti, Albiano, quando c'è la famosa frase nel Vangelo di Giovanni in cui lui dice bisogna mangiare la mia carne e bere il mio sangue, non è quello che strumentalizzano i disonesti intellettuali e teologici. No, non vuol dire quello, a prescindere dal valore grande che ha l'Eucaristia e la Comunione, per carità, nessuno lo vuol toccare, ma quando lui dice chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non vivrà, vuol dire chi non si assimila a lui, va bene, a quello certo, che lui rappresenta, mangiando il pane della vita, che significa adorare Dio in verità, è la stessa cosa, quindi nelle opere, in ogni momento della tua vita, e di conseguenza questa è una conseguenza scontata, bevendone il calice della passione, ovvero tutto ciò che
questa, diciamo, scelta di vita, a prescindere dalla religione, lo stiamo chiarendo e ripetendo cento volte, rappresenta per tutti gli spiriti svegli, di cui parleremo più avanti se ci arriviamo, che hanno aiutato questa umanità sicuramente ad andare avanti. Per cui vedi, Alviano, in quel giorno, seguendo, diciamo, l'escatologia evangelica biblica, dove ci sarà il famoso banchetto di nozze, che non è poi tanto simbolico, e potrà esserci grande sorpresa nel vedere tanti che non ci aspettavamo sedere degnamente e con merito a questo convito, perché, come abbiamo ben detto sia io che tu, la chiamata e l'elezione, quindi la scelta, tengono grandemente conto dell'essere e non dell'apparire, del fare e non del vuoto predicare. Questo ancora una volta ulteriormente ci dice che questo tipo di salvezza è esteso a tutti, a prescindere dalla religione cui si appartiene, persino a prescindere dal considerarsi ateo, tu figurati. Certo. Perché è in virtù e a suggello del servizio reso al vero Cristo, quello che non sta, ripeto, nell'alto dei cieli o nei tabernacoli, ma, permettimi questo concetto che è molto importante, ma invece generalmente confinato, come detto già, tra il mistico e il misterico, ma invece quello che alberga nei cuori e nei bisogni di ogni uomo. Infatti, senti, ritorniamo un attimo a questo concetto di rapimento, che alcuni dicono è un qualche cosa che avverrà proprio negli ultimi istanti, negli ultimi momenti prima dell'arrivo del Cristo. È proprio così? Ma guarda, c'è un per essere onesti bisogna dire che c'è, diciamo, una questione, una discussione aperta fra, sai, tutti, perché bisogna dire che ce ne sono tanti, pochi cattolici, ma ci sono, ma molti fra gli evangelisti, testimoni di Genova, altre confessioni, diciamo, cosiddette protestanti, che si interessano di questo. C'è una discussione aperta se questo rapimento, questo prelevamento è pre-tribolazione, nel mezzo della tribolazione o post-tribolazione, va bene? La mia idea, anche esegese di un articolo che ho fatto, è che il rapimento è riferito solamente a determinati personaggi, quello di cui parla San Paolo, attenzione, perché è lui che introduce questo termine, l'ho espresso nella famosa epistola ai Tessalonicesi, letteralmente dal greco arpazoria, ha il significato di strappare, afferrare d'impeto e d'improvviso, va bene? E questo è riservato ad alcuni personaggi. Poi io so, la mia idea ovviamente personale, anche se devo dire senza nessuna esaltazione, mista a una benevola, come dire, ispirazione, intuizione che ho avuto chiaramente. Poi ci saranno anche contestualmente altri tipi di prelievi, e alla fine quando gli eventi della grande tribolazione, che purtroppo è il periodo centrale da cui passeranno tutti, da cui passeremo tutti, alla fine ci sarà la venuta in potenza e gloria, e allora coloro che saranno vivi, che la maggior parte saranno morti o saremo morti, coloro che saranno vivi e saranno presi da questi astronauti, saranno presi da questi vascelli quando ci sarà la venuta in potenza e gloria del Cristo, e portati in un posto sicuro, va bene? E pensare che tutto avvenga alla fine degli eventi, come vi ho detto, con la manifestazione in potenza e gloria del Signore che scende sulla terra, non avrebbe molto senso, perché in contesto simile un rapimento proprio non avrebbe senso. Ci saranno coloro che verranno presi prima che inizi la grande tribolazione, o forse per essere più letterali appena all'inizio della grande tribolazione,
E poi ci saranno anche coloro che verranno raccolti, come dice Gesù, dagli angeli ai quattro angoli del mondo e dall'una estremità dei cieli fino all'altra. Mi pare che la citazione è questa. Questo sarà proprio alla fine. Nel mezzo una miriade di bambini e di giovanissimi verrà ugualmente prelevata perché serva da seme di rinascita per il dopo. Bene. E so, senti, prego. Allora, adesso che abbiamo parlato di questo prelevamento, forse alla luce del sapere di oggi, che è molto diverso da quello di 2000 anni fa, e noi come uomini di oggi forse possiamo cominciare ad immaginare che possa essere così. Cosa sono queste navicelle di cui hai parlato tu poco fa? Perché non tutti quelli che ascoltano sicuramente sono addentro a queste cose. Sì, sono le stesse, gli stessi oggetti, diciamo, che si ritrovano in tutto l'arco del Vecchio Testamento, ci sono anche nel Nuovo. E per rimanere solo alla Bibbia, perché poi sono disseminate in quello che riguarda la letteratura, le tramandazioni orali, la storia sacra e la storia non sacra di tutti i popoli della terra, quelle che oggi noi con il nostro, diciamo, linguaggio, ma soprattutto con la coscienza di uomini che hanno ragione di quello che è il volo umano, che sanno cosa sono gli elicotteri, gli aerei, i razzi, ecco, sono le astronavi, o chiamati volgarmente dischi volanti, comunque vascelli che gravitano nell'aria e che non sono di questo mondo. Questa è una verità che oggi impressiona molto di meno rispetto a ieri, e che comunque, diciamo, stenta ancora in coloro che sono, come dire, conservatori e attaccati in maniera, loro pensano, ortodossa alla scrittura, stenta alla comprensione. Però le nubi luminose, le nubi che seguivano i profeti, che illuminavano le loro notti, i riferimenti sono tantissimi, ci fanno e ci hanno fatto dire, coniare anche il famoso aforisma, angeli ieri, extraterrestri oggi. Sono la famosa milizia cosciente del Signore, sostanzialmente sono questi, che non sono creature con le ali come ce le ha descritte l'iconografia per darci tutto sommato l'idea che volavano, perché a questo serviva, diciamo, raffigurarli con le ali. Sono esseri strutturati in società, con una loro vita, con delle loro regole, riunite, almeno quelli coscienti, perché non tutti i popoli del cosmo sono coscienti, riuniti in una grande confederazione cosiddetta interstellare, che ha il compito di supervisionare l'universo, che ha il compito, diciamo, di tradurre alle genti dei vari mondi quelli che sono i desiderati degli esseri superiori che vivono nei soli. Quindi si parla di esseri extraterrestri a tutti gli effetti. Ecco, io, per quanti ci stanno ascoltando, voglio aggiungere una cosa che mi aveva colpito alcuni anni fa, seguendo, grazie alla raccolta di informazioni abbondantissima di Giorgio Bongiovanni di segni tra virgolette celesti, come dici tu, della presenza di UFO, quelli che vengono chiamati oggetti volanti non identificati, ma sono pur sempre degli oggetti, siamo visitati, sappiamo che anche il mondo militare, il mondo dei servizi segreti conosce benissimo questa realtà, noi non la conosciamo bene. Grazie
alla divulgazione di Giorgio Bongiovanni, io adesso approfitto per raccontare brevemente una cosa che però ha molto a che fare con quello che stai raccontando tu, Saro. E voglio parlare dell'esperienza di Victor Quesada, che era docente di informatica presso l'Università di Città del Messico. Victor Quesada con i suoi studenti ha filmato per diversi mesi nella zona di Tepoztlán delle navicelle che sorvolavano questi siti sacri per la civiltà Maya. Bene, lui ha detto, dopo averli osservati per molti mesi, ho chiesto se era possibile avere un incontro. La risposta è stata positiva, questo lui lo raccontava alla televisione davanti a milioni di persone, il docente di informatica dell'Università di Città del Messico, ripeto, Victor Quesada. E diceva, così per creare un'immagine, quando mi sono presentato è sceso un raggio, questo raggio ha cominciato a sollevarmi, poi io mi sono agitato e sono stato immediatamente rimesso giù. Quale incredibile occasione di incontro ho perso quella volta. Ecco, ho citato questo, Sara, per dire quanta concretezza c'è sia in questa presenza sia nei mezzi che possono usare questi esseri e creare proprio quello che potremmo dire un sollevamento, un rapimento tra virgolette. Sì. No, prove tecniche di no, direi che di comunque parte questo di l'ufologia della documentazione che in questi 80 anni che è veramente enorme, ecco, di casi come questi, Albiano, simili, sai tu meglio di me che ce ne sono un'infinità, gente contattata, gente che ha viaggiato con loro, gente che è stata portata e istruita nei loro pianeti, va bene, per mesi, anche se poi il missing time era di 5-10 minuti, roba incredibile, però è vero. E quindi c'è questa grande attività, diciamo dalla seconda metà del XX secolo, la data limite, lo scoppio delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Quindi c'è questa attività che man mano è stata un crescendo e man mano insomma ha chiarito un po' quella che è la sua reale natura, perché questa attività extraterrestre è di natura messiana. E allora, sì, sono loro preoccupati che la Terra possa fare la fine di qualche pianeta di cui ne portiamo tutti che ricordo ancestrale, e quindi eviteranno sicuramente questo, perché i pazzi hanno a disposizione centinaia e centinaia di testate atomiche che potrebbero distruggere la Terra non so quante volte, è vero questo, ma ti assicuro che stanno anche in maniera più o meno occulta preparando quella che noi possiamo definire la parusia, cioè praticamente gli avvenimenti che riguardano il ritorno, la presenza di colui che insomma, abbiamo chiamato per 2000 anni il Signore, ma è il garante del nostro sistema solare, garante spirituale e totale del nostro sistema, il nostro sistema solare, il Cristo o Christos, l'essere cristificato. Quindi loro stanno svolgendo anche questo compito particolare, ecco perché tanti sono e si sentono contattati e tanti hanno delle interazioni piccole, semplici, grandi, meno grandi con loro, ed è verissimo, non si tratta più di 5-10 persone, qua parliamo di milioni di persone. Quindi c'è un lavoro che stanno svolgendo per preparare o per risvegliare, per preparare le coscienze, va bene? Ecco, senti, ci sono molte persone che dicono, ma insomma questa storia degli ultimi tempi, perché dovremmo pensare che è questo il momento?
Intanto, quali sono i segni che Gesù dà e perché dovremmo considerare questo il momento del suo ritorno? Ma guarda, di segni, il momento che dobbiamo considerare questo il momento del suo ritorno è perché essenzialmente siamo in una fase molto ma molto critica, come detto già prima, c'è il rischio che la vita su questo pianeta sparisca per sempre, quindi siamo a una data limite, è quella di questi giorni ovviamente, quello di Javier, però voglio dire, siamo in un periodo, un'ambientazione che è particolare. Poi vi sono anche dei grandi segni, se vogliamo vedere, dati direttamente da Gesù, vogliamo analizzarne qualcuno. Allora, certo, lui diceva sarà prima che passi questa generazione, no? 2000 anni fa. Ecco, per generazione non si deve intendere o pensare quella biologica di riferimento del tempo di Gesù, che so, 40, 50, 70 anni, no, ma si deve pensare piuttosto, io qui mi ricordo degli Opuscoletti e la Fratellanza Cosmica che spiegavano molto bene questo quasi 45 anni fa, bisogna pensare al vasto ciclo di vita, di nascite e di rinascite che si sviluppa nell'arco di un'era o età astrologica o eone, dal greco la parola aion, questa parola insomma che ha dato molto da discutere e ne terrà ancora, e che di 2160, tra i 2150 e i 2160 anni circa, e questo era legato anche diciamo al computo che gli antichi avevano del tempo, va bene? Quindi loro contavano in eoni, in ere, quindi il loro tempo. Questa storia delle ere è anche legata al fenomeno astronomico della cosiddetta precessione degli equinozi, che determina il cosiddetto anno platonico perfetto, che è di circa 25.800 anni. Qui c'è anche un punto di contatto con i calendari di altre culture e civiltà, anche diciamo precolombiane. Va bene, 25.800 anni sono la somma delle 12 ere zodiacali. Quindi quando il maestro diceva prima che passi queste generazioni, lo diceva perché al suo tempo si era da poco entrati, e loro lo sapevano bene, nell'età o nell'era dei pesci. Oggi siamo alla fine della stessa, mentre sta per subentrare quella dell'acquario. Da notare anche una cosa, Albiano, riveliamolo: il maestro e i suoi non utilizzarono mai l'espressione fine del mondo, certo, né fine dei tempi, ma utilizzarono solo l'espressione fine dell'era o del leone, come genuinamente scritto nel testo greco. Furono poi i soliti, ovviamente, revisori a togliere l'imbarazzo, come dire, di qualunque spiegazione, perché mi rendo conto che era anche difficile spiegarlo. Una volta che avevano a monte combinato il pasticcio, va bene, e con la traduzione loro misero in fine dei tempi o fine del mondo, ma correttamente è fine dell'era. Quindi vi saranno pestilenze in ogni dove, vi sarà una accelerazione dell'attività sismica. Cosa che insomma progressivamente è già in atto, adesso stiamo appunto come dire toccando con mano, e vi sarà guerra e rumor di guerra continuo, e proliferano e manifesteranno. Ecco, dal 2001 c'è stata un'accelerazione con l'episodio delle Torri Gemelle, c'è stata un'accelerazione e il destino è che continui ancora ad andare avanti. Quindi questi sono degli episodi, sono delle situazioni di cui avvertiva Gesù, che sono diciamo prefigurano il ritorno, ecco, e il famoso rapimento, perché è questo di cui stiamo parlando. San Paolo, su questa storia del prelievo, ci dà dei dettagli interessanti, va bene, che hanno sempre fatto venire gli incubi ai tanti esegeti, anche a noi veramente, per la verità, perché il Signore, lui dice stesso, con un ordine con voce d'arcangelo, questa famosa lettera del Salongesi,
e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Questa storia dei morti che risuscitano prima e poi vivi ovviamente è stata sempre un mistero per tantissimi. Altri hanno voluto spiegarla con lo scoperchiamento delle tombe, questi di cattolici, con il resto in decomposizione che vengono fuori, eccetera. No, la mia intuizione è arrivata e la spiego. Innanzitutto partendo dal fatto che i morti non vivono, e come dice buon Filippo l'Apostolo, e i vivi non muoiono. Che significa? Qui si sta parlando, San Paolo, di una categoria di morti che sono già resuscitati prima, cioè quando erano ancora in vita. A cosa? Sono resuscitati ai valori dello spirito e alla vita eterna. Quindi inquadriamo, quindi sono coloro, come dire, di Cristo, per capirci, risuscitati ai valori dello spirito e alla vita eterna, tra doppie virgolette eterna, risorgendo dal sonno dei morti che sotterrano i morti, cioè si sono risvegliati ai valori della verità. Perché se così non fosse, morendo non si beneficerebbe di questa resurrezione che dice Paolo, risurrezione particolare. Poi andiamo a spiegare, ecco, l'inghippo teologico è ridicolo anche della teologia cattolica, soprattutto è da escludere tassativamente il rialzarsi dalla morte con il corpo fisico che si ricompone dalle ceneri del nulla. Questa favoletta, Albiano, dello scoperchiarsi delle tombe con scheletri e resti in decomposizione che vengono fuori, giganteggia nel pensiero teologico, soprattutto cattolico, con grande sprezzo del ridicolo e in totale spregio alla scienza della materia e in particolare a quella dello spirito, no? Loro pensano che tutti i morti di questi 2000 anni, quando ci sarà Gesù che torna, no. Ma è lo stesso Paolo, il vero San Paolo, infatti, a darci un ulteriore lume su questa faccenda, chiarendo che la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, attenzione a questo vocabolo, e noi saremo mutati insieme a loro, noi, cioè i cosiddetti viventi, dove incorruttibili non è esattamente la stessa cosa di incorrotti, come maldestramente tradotto solo nel testo, cioè ho verificato sia nel testo greco dei Vangeli, nel vocabolario di greco, e nei testi delle traduzioni, diciamo, dei Vangeli fatti dai cattolici. Solo loro pongono incorrotto, mentre tutti gli altri, evangelisti, simongeli, pongono incorruttibile. Ovviamente c'è una differenza tra i due termini, non implicano la stessa cosa, perché incorrotto è qualcosa che può essere nato corrotto e può, per ipotesi, avere anche, diciamo, una trasformazione ancora in corruzione, l'incorrotto, anche se si trova momentaneamente incorrotto, non so se mi spiego. Incorruttibile invece è qualcosa che nasce con questa caratteristica. Loro, pur di spiegare la favoletta delle tombe che saltano in aria ed escono di resti in decomposizione, scheletri, gabbia torace, eccetera, traducono in corrotto e spiegano così quella che per loro è la resurrezione dei morti. Ma sono veramente lontani, la resurrezione è un'altra cosa, ma non sarà il caso di parlarne oggi perché non ci arriviamo. Però voglio finire questo concetto che è importante, sì. Poiché ciò, come dice San Paolo, perché è lui che ci spiega poi questo, bisogna solamente mettere i tasselli al posto giusto, indica l'acquisizione per morti e vivi di un nuovo corpo durante il rapimento, un corpo di luce, un corpo quadridimensionale, chiamiamolo come vogliamo, perché quello è. Con la caratteristica principale che con molta profusione indica di incorruttibilità. Va bene? Poi c'è, allora, anche un'altra cosa che bisogna. Sì, vorrei
vorresti aggiungere un'altra cosa e ti lascio subito la parola. Bisogna anche capire che questi morti in Cristo di cui parla Paolo non sono tutti coloro che sono deceduti in questi 2000 anni, poiché sappiamo bene, ecco, chi ascolta comprenda bene, che tutti costoro hanno sperimentato altre esistenze in questi secoli. Capisco che i religiosi non ammettono questo perché tolsero la reincarnazione 1500 anni fa. Per tornare, chi sono questi morti? Sono piuttosto tutti quelli che hanno abbandonato, ascolta Albiano, il corpo fisico in un arco temporale ridotto e comunque contiguo a questo rapimento, e sono adesso senza più prospettiva di incarnazione, con il loro corpo che definiremmo astrale, in questa dimensione, come dire, pneumatico, spirituale, pertinente ai trapassati, e attendono anche esse di incontrare il Signore nell'aria. Giustissimo. Senti, queste spiegazioni così che tu riesci a dare, Saro, in qualche modo mi spingono a sottolineare l'importanza che comunque anche noi come semplici persone ci riappropriamo del Vangelo, cerchiamo di leggerlo, cerchiamo di farlo nostro. Dopo, chi vuole giustamente può andare in chiesa, può ascoltare, ma è bene farlo anche nostro e sentirlo dentro, cercare di capirlo e di comprenderlo. Senti, siamo 19:56, ti do giusto un minuto. Se tu avessi davanti un amico o una persona che ti chiede: ma Gesù sta tornando, perché ci devo credere? Che cosa gli diresti in un minuto? Perché vedi, direi, caro amico, anche tu sogni un mondo migliore, un mondo più giusto, in cui si possa vivere in pace, rispetto tra i popoli, tra le persone, e ovviamente in una giustizia che è lo specchio poi dell'amore. Perché Albiano è il sogno e il desiderio dei poveri, dei giusti, e il sogno dei puri di cuore, dei perseguitati, degli operatori di pace, il sogno di coloro che sono poveri di spirito e per questo non hanno corpo, il sogno di tantissimi uomini, donne, che compongono quella che io chiamo la terra delle genti. Ed è il sogno che, se ci lasciassero parlare e se non ci ostacolassero, potrebbe essere il sogno di tutta la collettività mondiale, terrestre, perché abbiamo bisogno di andare avanti e non possiamo rimanere e rischiare invece di andare indietro, perché amiamo la vita, amiamo il creato, amiamo gli animali, amiamo i nostri figli, perché è la vita che ce lo chiede. Per questo il ritorno di Cristo, che non è l'essere religioso, ma è colui che ci ha creati, che ha creato il mondo, che ci ha messi nella condizione di evolverci, di crescere, di fare bene, ma anche di fare male, perché il libero arbitrio ce lo abbiamo. Il ritorno del Cristo è un evento di carattere globale, mondiale, interessa tutti e interesserà a tutti. Bene, io ti ringrazio molto di questa ultima riflessione, Saro, nonché dei concetti che hai espresso in precedenza. Con un abbraccio ti saluto e ti auguro un arrivederci e una buona serata. Grazie di essere stato Albiano, con noi. Grazie Albiano, grazie a tutti voi. A disposizione quando vorrete, ci possiamo sempre risentire. Ciao. Grazie Saro, ciao. Io do un'ultima notizia, ripeto i due importanti avvenimenti che si terranno: uno a Palermo mercoledì 17 luglio alle ore 20:30 presso l'atrio della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo in via Macheda 172, il convegno Paolo Borsellino, Strage di Stato sulle orme dei mandanti esterni.
l'evento potrà essere seguito in streaming accedendo alla home di www.antimafia2000.com. Altri due importanti eventi: sabato 20 luglio alle ore 21 a Palermo presso la sala De Seta dei cantieri culturali La Zisa, e la domenica 21 luglio ore 21 a Castelvetrano nel centro culturale polivalente Giuseppe Basile, il gruppo culturale teatrale Our Voice metterà in scena Ciao Matteo, dove sei? Un invito a costituirsi rivolto a Matteo Messina Denaro. Anche qui lo streaming potrà essere seguito dal sito Our Voice, www.ourvoice.it, ma anche questo nel sito di Antimafia 2000. Con questo un caro saluto a tutti quelli che hanno potuto seguirci, un abbraccio qui da Appia Alviano del circolo dell'associazione Sicomoro di Pordenone, un abbraccio e una buona serata a tutti. A te Rosario. Bene, bene, grazie Alviano. Massimo, hai delle notizie? Sì, allora c'è una notizia che mi è giunta poco fa, pochi minuti fa, qui in studio. Praticamente c'è stata una forte ondata di maltempo nello stretto di Messina e si registra adesso un freddo anomalo, praticamente in piena estate. Si parla di temperature che si sono abbassate notevolmente dopo una violentissima grandinata. Ecco, questa è un po' la situazione che c'è al momento allo stretto di Messina, in modo particolare a Reggio Calabria. Ecco, vediamo di essere più precisi. Dunque, la violentissima grandinata si è abbattuta proprio, anzi più di una grandinata a Reggio Calabria, e sono stati registrati 27 mm di pioggia in centro città, evento rarissimo in riva allo stretto in piena estate. Ecco, quindi le temperature, ripeto, sono crollate su valori eccezionalmente bassi per il periodo. Ecco, c'è questa, dunque, oddio, si parla addirittura di valori intorno appena ai 20 gradi. La massima poi si è fermata ad appena più 24. Sono questi venti, diciamo, artici che riescono ad arrivare veramente inspiegabilmente quasi, no? In sud Italia, facendo crollare come non mai le temperature appunto in queste zone dove sono sempre in questo periodo superiori almeno a più 31 gradi, più 32, ecco, sono sempre oltre oltre a questi gradi. Guardavo intanto se c'è qualche altra novità di danni o qualcosa. Adesso vediamo un po', se riesco ad entrare su una testata locale. Dunque, qui mi viene fuori dalla rete strettoweb.com. Vediamo un attimino, sta ancora piovendo in maniera molto intensa sulla fascia ionica. Sono caduti 15 mm di pioggia a Condofuri Marina, 19 mm a Bova, scrosci più veloci a Montebello Ionico e Motta San Giovanni. Le previsioni meteo per le prossime ore sono ancora l'insegna della viabilità. Dunque, questa è un po' la situazione a Reggio Calabria, nello stretto di Messina. Dobbiamo registrare l'ennesima andata in maltempo che si è abbattuta nel nostro paese. 20.03, la linea nuovamente alla regia centrale, Rosario Moreno. Grazie Massimo, allora un grazie Alviano. Ci ritroveremo Alviano Appi dell'associazione Sicomoro di Pordenone, lo ritroveremo la prossima settimana come sempre. Intanto, riprendendo la linea qui dallo studio centrale di Treviso, solo per ricordarvi della rassegna stampa di Radio Science TV per l'emittente in digitale terrestre Telemare, ricevibile in tutto l'Alto Adriatico. Allora, appuntamento a tutti i nostri amici, appuntamento con la diretta Science il prossimo martedì, sempre agli stessi orari. Un caro saluto dal vostro Rosario Moreno e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Avete ascoltato
Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.